Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo assaggio. Nei video precedenti Luca mi chiedeva con quale birra iniziare l'approccio alle Sweet Stout. Le birre appartenenti a questo stile, per chi non lo sapesse, subiscono un'aggiunta di lattosio che, non essendo fermentabile dai lieviti, aggiunge al prodotto finito una serie di note dolci e vellutate. Proprio per via del lattosio queste birre vengono chiamate anche Milk Stout. Ho pensato a lungo a quale birra assaggiare e alla fine ho scelto questa, la Michelleer Milk Stout. Secondo me questa qua è una birra che rappresenta un ottimo prototipo dello stile Milk Stout, anche se a dire la verità su Michelleer, un attimo che torno a fuoco, ecco. A dire la verità su Michelleer c'è tutta una polemica riguardo al fatto che è un gypsy brewer eccetera, ma sinceramente a me queste cose non interessano perché la birra è buona, si fa bere molto bene, quindi la assaggiamo. Assaggeremo la birra in una pinta inglese classica, questa qua in particolare è marcata Sgabuzen e mi è stata regalata dagli amici della Quinta Pinta. A proposito dei ragazzi della Quinta Pinta, devo puntualizzare una cosa. Nel video della Tropic Thunder, quando facevo il parallelo col Solero, mi sono dimenticato di dire che questo abbinamento mi era stato suggerito da Giancarlo. Scusa. Che schiumone. Mamma mia che schiuma. La birra si presenta di un colore nero impenetrabile, con una schiuma bella densa di colore beige. La schiuma ha una bella persistenza ed è anche molto cremosa, sembra quasi una meringa squagliata, ma pur sempre una meringa. Al naso si percepisce l'aroma dei malti tostati, ma non solo. Riesco a percepire anche una certa dolcezza in mezzo a questi aromi. Potrebbe essere sia il lattosio sia un eventuale fruttato dato dal lievito, o anche entrambi. In qualche modo mi ricorda latte Nesquik di quando ero bambino. Che bei ricordi! Al gusto i sapori sono più o meno gli stessi. Si nota la componente derivante dai malti tostati, quindi un certo amaro, affiancata però dalla dolcezza derivante dal lattosio. È molto vellutata in bocca, il corpo è medio ed è molto piacevole da sorseggiare. È molto piacevole anche il sapore di nocciola che resta in bocca dopo aver bevuto. La carbonazione non dà affatto fastidio, anche se sul sito di Michelleer c'è scritto: attenzione, questa birra potrebbe causarvi un eccesso di gas nel pancino. Ora, non so se si riferisce al lattosio, che non tutti digeriscono bene, oppure se Michelleer ci sta semplicemente prendendo per il culo. Non si tratta di una stout violenta, nel senso dell'amaro, è dolce in qualche modo, forse per alcuni anche troppo dolce, però vi garantisco che è molto godibile. Luca, spero di averti dato un buon consiglio con questa birra. Nel caso, fammelo sapere con un commento. Se anche voi altri siete curiosi di scoprire un determinato stile, oppure volete semplicemente consigliarmi una birra da assaggiare per parlarne insieme a me, lasciatemi un commento qui sotto. Io non aspetto altro. Ciao ragazzi!